Buonasera, sono Laura Antichi, vi presento stasera Visia, raggiungibile dal sito visia.co. Visia permette di lavorare con i video inserendo domande a scelta multipla, sondaggi, domande aperte. Permette di aggiungere link a siti esterni per approfondire call to action. Ora vediamo come funziona il tutto. Innanzitutto ci registriamo il sito e facciamo poi a login. Io sono già registrata, quindi faccio login. Questa è l'interfaccia che mi restituisce i miei video precedenti, quelli fatti, e poi ho la possibilità di invitare degli amici, come vedete, a Visia per mail. Ritorno nell'interfaccia di Visia. E clicco su New Video. Devo inserire il link del video che mi interessa proporre dal punto di vista didattico agli studenti. Il video è preso da YouTube. Clicco su Continue. Metto il nome al mio video. Questo video riguarda Zenone, quindi Zenone. Faccio update. Vedete che mi dà comunque sempre il link dello share per lo share, il condividere, è un codice embed che posso poi incollare sui siti. Mi dà la possibilità di vedere le risposte alle domande che adesso inserirò attraverso un download CSV. Se attivo la funzione Gate Video, gli studenti o gli utenti potranno poi ricevere per mail, dopo aver inserito il loro indirizzo, le risposte. Per le Quindi, interviste impossibili abbiamo. questo video riguarda le interviste impossibili a Zenone di Elea e lungo la timeline. Io posso inserire ad interaction, come vedete, un quiz, esempio. Adesso vado a inserire un quiz, quindi scegliete sulla timeline il momento giusto per l'inserimento di questo quiz e avete qui il type. Question, mettete la vostra domanda, ponete la vostra domanda, potrebbe essere quando è nato Zenone. La prima risposta potrebbe essere 490 circa ad Elea. La seconda potrebbe essere possibile risposta 470
mettiamoci avanti Cristo. Quattrocentosettanta, dicevo, anche qui avanti Cristo, potrei mettere Adelea. La terza potrebbe essere 490 avanti a Cristo ad Atene. Ok, potrei aggiungere anche una quarta possibile risposta. Devo spuntare la risposta esatta perché è un quiz ed è la prima. Vado in save e la mia domanda è stata quindi, come vedete, salvata. Poi andiamo ad esempio sempre sulla timeline. Un altro punto del video e possiamo qui inserire una poll il poll potrebbe essere questo il sondaggio, quindi ti piace, esempio. Piace l'uso delle interviste impossibili per avere un primo approccio al pensiero dei filosofi, posso mettere quattro possibili risposte. La prima mettiamo sì, la seconda no, ne metto tre. La terza, non so. Ok. Vado a salvare il poll, save. Poi posso andare avanti sulla timeline. E ha scelto un altro punto della timeline appropriato, potrei fare una response, cioè che mi dà la possibilità di inserire un open-ended question. Questo open-ended question potrebbe essere cosa ne pensi della negazione del divenire. In Zenone. Punto di domanda. Ok, vado a salvare, save. Ok, sempre facendo scorrere la timeline posso inserire ora il call to action che mi permette l'approfondimento su questo filosofo. Allora, call to action.
vedete che ho la possibilità di scrivere qui, dare un'indicazione agli studenti, approfondisci. Il button label potrei scrivere Wikipedia e sotto mettere l'URL del sito di Wikipedia per approfondire. Inserisco quindi l'indirizzo nel button URL del sito di Wikipedia per l'approfondimento. Vado in save, ok, e volevo anche farvi vedere un'altra possibilità Allo science. per quanto andiamo qua. Fuori. Sarebbe vero se la provavi. Inseriamo anche un altro call to action qui a un Padlet in cui gli alunni potranno scrivere le loro riflessioni. Quindi posso scrivere scrivi. Nel Padlet le tue riflessioni e considerazioni sul video proposto, esempio. Metto un button label che potrebbe essere Padlet e poi un button URL. Quindi l'indirizzo al mio Padlet, save. Ecco, così sono a posto, il gate video l'ho attivato e ho fatto tutto, adesso non mi resta altro che vedere il preview. Ok. Mi chiede il mio nome. La mail. Ok, continuo. E adesso Per l'intervista è impossibile. mi restituisce il video e nel video io posso vedere ad esempio quello che era il quiz, clicco sulla risposta che ritengo giusta, faccio Ma continuo, lei è famoso anche. posso cliccare ora su il poll. Rispondo alla domanda, quindi dell'intervista, metto sì, continuo. Posso poi rispondere alla risposta aperta, continuo. Ok, poi posso rispondere all'approfondimento andando approfondisci. Vedete, vado in Wikipedia
mi dà, restituisce la Wikipedia per l'approfondimento. E poi posso, nell'ultimo, call to action che ho fatto, mi dice, scrivi nel padre per le tue riflessioni e considerazioni sul video proposto, vado nel padlet che avevo già predisposto. Ok. Come vedete, quindi con poche mosse ho reso interattivo il video e questo è un ottimo strumento per la didattica, sicuramente a distanza. Gli studenti quindi sono portati a sentirsi il video e a dover rispondere alle oculate domande che avrò posto e link esterni emessi, attivati. Quindi vado, sono ritornata sul sito ho già editato il nome e tutto, come vi dicevo, il codice embed può essere utile da incollare nelle classi virtuali e anche in Classroom, così gli studenti possono poi accedere a questo approfondimento su Zenone, approfondimento che è da loro modo di approcciarsi alla figura di questo filosofo. Andiamo ora in My Videos e vedete che è comparso Zenone, quindi il video Zenone tra i miei video che ho preparato per la classe. Buonasera, arrivederci.